A livello di prestazione penso che abbiamo iniziato bene l'anno, peccato per il risultato perché ancora una volta abbiamo dimostrato di sapere e di fare un buon calcio come l'abbiamo fatto in precedenza, quindi lo spirito e l'atteggiamento è questo e pensiamo già a Torino che sarà una partita difficile, però come in tutte le partite cercheremo di scendere in campo per portare i punti a casa. Ripensando alla gara, l'Inter è prima in classifica, ma insomma l'Empoli veramente ha tenuto testa a chi adesso guarda tutti dall'alto verso il basso? Noi sì, è vero, ci fa piacere da una parte, però noi sappiamo, e parlando anche tra di noi, sappiamo che possiamo mettere in difficoltà chiunque se facciamo il nostro gioco e se facciamo quello che siamo abituati a fare. Quindi noi non guardiamo tanti i nomi dell'altra squadra, ma guardiamo invece noi dentro il gruppo e sappiamo che ogni partita scendiamo in campo per fare sempre lo stesso stile di gioco. Risultato da archiviare anche perché tra 3 giorni si torna in campo, si va a Torino. Sì, c'è da archivare il risultato, non la prestazione, dobbiamo cercare di dare continuità a quello che abbiamo fatto di buono e migliorare in quello che si è fatto meno bene. Manuel, partiamo dai 2 episodi nell'area dell'Inter, eri protagonista, cosa è successo? No, è successo che il primo mi ha trattenuto, non mi ricordo nemmeno chi, e la palla era andata più laterale, se veniva magari verso di me forse lo fischiava, magari non se l'è sentita visto che la palla era andata laterale, magari pensava che non ci arrivassi. E il secondo secondo me era più netto, però è andata così, l'arbitro non ha visto, l'altro arbitro non nemmeno, peccato perché poteva sicuramente cambiare la partita. Era la fine, quindi insomma va bene così, però non attacchiamoci a queste cose. Questi sono gli episodi, una gara è decisa da un episodio, ma se lo analizziamo la prestazione migliore è quella dell'Empoli? Sì, sicuramente abbiamo fatto meglio di loro, abbiamo giocato a calcio, ci abbiamo provato fino alla fine, sempre con le nostre caratteristiche, quindi non abbiamo mai buttato via il pallone, io penso abbiamo fatto 2-3 lanci ma per cercare la profondità, quindi non abbiamo mai buttato via il pallone, loro l'hanno fatto qualche volta in più, però insomma è andata così e va bene, dai, va bene, bella prestazione, la bella prestazione rimane. Bella prestazione, amaro in bocca, ci eravamo abituati troppo bene perché 4 vittorie, tanto bel gioco, la strada che avevamo tracciato l'abbiamo ripresa in pieno. Sì, il gioco è sempre quello, non ci siamo snaturati nemmeno oggi, quindi quello rimane la cosa principale. Se giochiamo così contro altre squadre possiamo fare sicuramente bene. Quello che voglio dire è che a Torino sarà dura e quindi dobbiamo affrontarla ancora più cattivi di oggi.